rispondere a una domanda del nostro lettore relativa a video publishing. Quali tool è bene utilizzare, anzi, quali strumenti, mi viene chiesto, devo comprare per mettere su una piccola produzione di video che poi posso mettere in onda, quindi telecamera, cavalletto, luci, via dicendo. Allora, i consigli che voglio dare sono molto rapidi e semplici perché ovviamente non possiamo stare qua delle ore a dare troppe informazioni, quindi mi voglio limitare alle cose essenziali. Per quanto riguarda la telecamera, la cosa più importante è scegliere una telecamera che sia altamente portabile, che ve la sentite bene in mano, la potete controllare e che abbia la possibilità, direi a questo punto, di registrare direttamente su schedina digitale. Lascia perdere il nastro, proprio se vuoi andare sugli hard disk, ok, ma la schedina a me sembra la soluzione migliore al momento, questo è il mio parere. La seconda cosa decisiva, schedina o hard disk che sia, devi avere una presa microfonica all'interno di questa telecamera che ti garantisca la possibilità di usare un microfono diverso da quello che normalmente utilizzi, appunto, integrato nella telecamera. Questo è indispensabile, è proprio la chiave di volta per poter fare delle riprese che non siano strettamente amatoriali. Per quanto riguarda le luci, ma direi che qualsiasi lucettina portabile autoalimentata con una batteria che produce un 100-150 watt di luce per un po' di minuti può essere utile per le interviste la sera, ma devi poter vivere con una telecamera che funzioni con bassa luce e punto e finito. Se devi ogni volta riportarti le luci, secondo me hai solo dei problemi. Tanto se è un evento importante le luci ci sono, se è un evento poco importante gli dai una spinta fino sotto al lampione. Che altro ti può servire? Cavalletto, direi modello Manfrotto Via della Conciliazione, sarebbe il cavalletto che vendono qui ai turisti a Roma che vanno a San Pietro. Di quelli che si riducono ad essere poco più grandi di questo cellulare e diventano un treppiede pieno, costo su strada 5 euro, 10 euro senza sconto. Questi direi che sono gli elementi chiave da avere per poter produrre video che poi possa andare online. Quindi, ricapitolo, telecamera molto portatile, la devi sentire bene in mano, che registri su hard disk oppure ancora meglio su schedina flash di qualsiasi tipo. Numero 2, presa microfonica aggiuntiva che possa consentirti di mettere un microfono a questa telecamera. Numero 3, lascia perdere le luci, vedi anzi che sia una telecamera che possa registrare in basse condizioni di luce con buona qualità. Il cavalletto prendi uno a bassissimo costo, ma che sia piccolo e portatile e leggero, se no tanto vale che vai su cose troppo costose. E se vuoi, ecco, aggiungere una chicca particolare, vai sul web, cerca Steadicam Junior e con altri 20-25 euro ti aggiungi un pezzo di equipaggiamento veramente utile e simpatico che potrebbe farti comodo in futuro. Per questo è tutto, ti rimando ad altre informazioni all'articolo su wireless microphones, cioè sui microfoni radio che ho già pubblicato su YouTube e che spiega molto bene qual è la soluzione ideale appunto per i microfoni e quando fare le interviste. Per il momento è tutto da Robby.